Buonasera, ben ritrovati con Link, il nostro appuntamento di approfondimento settimanale, stasera dedicato al costume e all'attualità, perché la nostra puntata sarà divisa in due parti. La prima, in esterna, siamo andati a Roma a filmare, a documentare una giornata speciale per l'istituzione civica eugubina, quella nella quale è stata conferita la cittadinanza onoraria a Franco Zeffirelli, al maestro per eccellenza del cinema e del teatro italiano, legato a Gubbio da tanti anni, da quando scelse questa città per ambientare due dei suoi capolavori, Romeo e Giulietta e in particolare Fratello Sole, Sorella Luna. Di questo parleremo, ne parleremo con diversi ospiti, sentiremo anche alcune parole del maestro che alla veneranda età di 93 anni ci ha espresso, diciamo, con la sua verve, quelli che sono i sentimenti che hanno caratterizzato anche per lui questa giornata. Nella seconda parte ci occuperemo di attualità, parleremo dell'attualità legata alla produzione d'eccellenza dell'olio con testimoni, imprenditori, operatori locali e con l'ombra gettata sulla produzione locale dell'ampliamento dell'importazione dell'olio tunisino. Parleremo di questo, dei suoi riflessi nell'economia umbra, ma intanto andiamo a Roma, andiamo alla residenza privata di Franco Zeffirelli sulla via Appia, dove siamo stati testimoni della consegna ufficiale della cittadinanza onoraria ad uno dei grandi del teatro e del cinema italiano e internazionale. Gubbio è una città che mi ha marchiato, la conobbi da ragazzino in una gita con un mio zio e ne rimasi stregato. Poi l'ho scelta per girare i miei film, in particolare quello di Francesco. Una città unica e spero che gli eugubini sappiano che fortuna hanno a viverci ogni giorno. Le parole strapolate tra un discorso e l'altro sono di Franco Zeffirelli, nella sua abitazione privata di Roma sulla via Appia, dove ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Gubbio. Una cerimonia semplice ma intensa alla presenza del sindaco di Gubbio, Filippo Stirati, e di una delegazione consiliare, con i consiglieri Annabella Cambiotti per la maggioranza e Francesco Gagliardi, dal cui ordine del giorno lo scorso autunno era partita la proposta, poi approvata all'unanimità dall'assise consiliare. Zeffirelli ha ricevuto la delegazione eugubina in una delle sale della sua villa, una splendida abitazione nella zona sud della capitale che appare come un museo del cinema e del teatro. Ogni angolo racconta attraverso una foto una testimonianza della grandezza delle opere del maestro fiorentino, che ha ricevuto gli ospiti da prima in un salotto con uno splendido mosaico a far da pavimento, quindi in un salone dove è stato intervistato, oltre che dalla nostra troupe, dal TG2, dall'ADN Kronos e da Mediaset, oltre che da numerosi giornalisti della carta stampata, a cui ha esternato le proprie sensazioni per il conferimento della cittadinanza onoraria di Gubbio e ha parlato anche della recente udienza privata con Papa Francesco. Io non avrei mai pensato, quando ero un giovane studente liceale e seguivo le riprese di quegli splendidi film che ha girato a Gubbio, non avrei mai pensato di venire poi a consegnarle questa cittadinanza onoraria, e questo per me è un motivo di grandissimo orgoglio, di grandissima soddisfazione. Io adesso le leggo la motivazione, che è semplice ma nello stesso tempo credo che dica tutto quello che la città di Gubbio voleva esprimere a un grandissimo genio, a un grandissimo maestro del cinema italiano e mondiale. Allora, il maestro regista Franco Zeffirelli, la cittadinanza onoraria conferita dal Consiglio Comunale il 10 dicembre 2015
in segno di stima e ammirazione per gli alti meriti culturali, con affetto e riconoscenza per avere contribuito con i suoi film memorabili a rendere Gubbio famosa nel mondo come la più bella città medievale. Firmato il sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati. Gubbio, 16 marzo 2016. Quindi questo è il senso della nostra cittadinanza, questa naturalmente gliela consegniamo. Mi rendo conto che lei ha avuto riconoscimenti di ben altro spessore, di ben altro livello, però ecco, il legame con Gubbio doveva essere suggellato da questo atto, perché veramente lei per la nostra città ha dato tantissimo e l'ha presentata al cospetto del mondo quando ancora sicuramente eravamo molto meno noti di quanto non lo siamo oggi. E lei ha avuto un grande merito sotto questo profilo, la ringraziamo ancora. Fortuna smisurata, ma non avrò mai nella mia vita un tavolo di sopra, come avevo un'emozione che passava, ecco, nel mondo al mio cuore, sempre, forse, io spero che siate consci di questa straordinaria fortuna e rarità che avete. Nel corso dell'incontro Zeffirelli, che ha colto l'occasione per salutare l'amico personale ugubino Baldo Farneti, ha rivelato di essere stato a Gubbio da ragazzino e poi di essere tornato anni più tardi. Dovevo fermarmi un fine settimana, ma sono rimasto 15 giorni, tanto era bella e coinvolgente, ha detto. E per poco non è diventato cittadino con diversi anni d'anticipo, avendo avuto alcuni anni fa la possibilità di acquistare un'abitazione proprio a Gubbio. Sempre lucido e profondo nelle sue considerazioni, anche se provato, nelle energie, Zeffirelli ha rilasciato alcune battute anche ai nostri microfoni. Credo che sono state scelte felicissime. Si deve dire che è suscitato intorno a me tutte le energie belle. Infatti, quando sento il puzzo di una mascalza, taglio corto, passa oltre. Perché questa maledetta attrice con cui non si parla attentamente della fatica che fa una persona che è sensibile alla bellezza e alla cultura di avvicinarsi a queste testimonianze. Adesso poi, dopo la grande festa di amore con Gubbio, mi aspetta una cosa sempre più pericolosa e sempre più affascinante. È felice comunque di essere cittadino di Gubbio da oggi? Non nel cuore, fin da bambino. Ebbi la fortuna che un mio zio andò a Gubbio, però ebbe modo di vedere anche un cambiamento in bene, che per allora all'inizio era un po' più guastata dai fascisti che avevano fatto il Gubbio, era una specie di città del littorio, che insulto peggiore non potevano regalare. Poi di fronte alla carica affettuosa che mi offrite, sono un po' più attento a quello che dico e a quello che sento. Ci dica, maestro, dell'incontro di due giorni fa con il pontefice, perché il Papa ha scelto il nome di Francesco e per lei Francesco è stato uno straordinario personaggio e lei, mi ricordo, due anni fa ad Assisi disse: per me è stato veramente come un figlio, Francesco. Purtroppo non ho avuto l'occasione di generare figli, ma se li avessi avuti, anche a Francesca, donna, il nome aspro ma talmente forte che anche per chi lo porta, quelli che si chiamano Francesco o Francesca hanno sempre una nota in più di noi altri poveracci che mi chiamo Franco. Dopo l'incontro con il
con il pontefice, che sensazione le rimane con Papa Francesco? L'altro ieri avete parlato per oltre 2 ore insieme. Sì, anzi, lo temevo un po'. Intanto perché si chiamava Francesco, un nome grosso da portare, specialmente sul trono di Pietro. E poi perché rivestire i ricordi con abiti più sfolgoranti di quelli che hanno avuto già è difficile, pericoloso. E questo invece ci è riuscito, perché mi ha riportato affettuosamente e amichevolmente il calore di un'amicizia. E questo nel cuore e nella parola di un uomo di altissimo livello nella fede. È un bel regalo. Soddisfazione è stata espressa anche dalla delegazione istituzionale ugubina, presente per un atto definito doveroso, arrivato semmai con molti anni di ritardo. Sindaco Stirati, questo 16 marzo certamente per la comunità ugubina è una giornata importante. Franco Zeffirelli da oggi è cittadino onorario di Gubbio e ne parliamo nella sua abitazione privata, che è un museo del cinema. Eh sì, veramente un luogo, direi, simbolo, con tantissime documentazioni del suo lavoro, del suo amore per la bellezza, per il cinema, per il teatro, per lo spettacolo, per l'eleganza, per ciò che veramente è buon gusto e grazia. Io penso che abbiamo compiuto un atto doveroso, dicevo così un po' celiando che forse siamo arrivati un po' tardi, però l'importante era che la città, come dire, desse corso a un dovere storico nei confronti di questa grande personalità del cinema, della regia italiana e mondiale. Dicevo poco fa che non avrei mai immaginato, quando ero un giovane studente liceale, seguivo nel pomeriggio le riprese di Fratello Sole e Sorella Luna o di Romeo e Giulietta Gubbio, che poi nel tempo sarei stato il sindaco che avrebbe consegnato a Franco Zeffirelli la cittadinanza onoraria. E per me veramente un motivo di grande soddisfazione. Credo che la città abbia tributato giustamente al maestro un riconoscimento che lo ha visto protagonista di film memorabili e di film che negli anni 60 hanno veramente anche dato a Gubbio grande lustro, grande celebrità, grande rinomanza. Lui stesso ricordava poco fa di essere rimasto veramente affascinato dal nostro centro storico, da questo tessuto così ben conservato della città medievale. Mi ha anche detto, dice, chissà se gli ugubini si rendono fino in fondo conto del tesoro che possiedono, insomma, perché appunto mi ha detto che ha conosciuto la città e voleva trascorrervi la prima volta un fine settimana, poi in realtà ci è rimasto 15 giorni e ne è nato un legame, diciamo così, profondo, anche quasi sentimentale, che non lo ha più lasciato, e questo credo che gli vada riconosciuto. Si capisce che ha trovato in Gubbio anche un contesto dove fare delle riprese eccezionali e realizzare veramente dei capolavori, e per noi credo che questo abbia rappresentato un motivo di grandissima celebrità, di grande immagine e anche di valorizzazione di quel patrimonio storico monumentale che noi possediamo. Io ricordo ancora le riprese, per esempio, in via Baldassini, oltre che quelle nella parte alta della città, insomma, in via Ducale, nei pressi del Duomo, del Palazzo Ducale stesso. Cioè, ci sono stati veramente dei momenti eccezionali ed esaltanti che sono indimenticabili. Lei ha firmato il protocollo Gubbio Assisi, ma forse il primo ad accorgersi di questo legame strettissimo è stato proprio Zeffirelli, che ha girato forse molte più scene a Gubbio che non ad Assisi. Forse questo deve essere anche uno stimolo in più, certo. Immaginando anche quello che ha detto su quel che rappresenta Francesco, pochi giorni fa ha incontrato il Papa. Infatti credo che anche questa sia stata una grandissima intuizione. Noi dobbiamo
valorizzare tantissimo il patrimonio francescano, il sentiero francescano, il legame spirituale con la città serafica, e Francesco veramente lo dobbiamo sentire come una delle nostre grandi corde spirituali, uno dei grandi santi che appartengono alla nostra tradizione, alla nostra spiritualità. Io condivido quando per esempio il nostro vescovo sottolinea questo legame, questa continuità spirituale tra Sant'Ubaldo e San Francesco, perché effettivamente credo che queste due presenze non siano state assolutamente casuali, abbiano trovato nel nostro contesto, anche vorrei dire nella nostra natura, nel nostro paesaggio, nell'aria che respiriamo, nel contesto diciamo così anche di pace che appartiene alla nostra terra, abbiano trovato veramente l'espressione della più alta spiritualità. E quindi ha ragione Franco Zeffirelli quando vede in Gubbio anche questa grande identità, questo grande marchio del francescanesimo del quale noi dobbiamo sentirci fino in fondo eredi. Ultima battuta, un grande protagonista della bellezza, Franco Zeffirelli, qui vediamo una carrellata di personaggi che a lui devono tanto, e questo deve farci riflettere. Quando un personaggio di questo calibro sceglie Gubbio tra tante possibilità, forse ad essere maggiormente consapevoli, come ha detto prima in quella frase, del luogo in cui questa comunità ha la fortuna di vivere. Assolutamente sì, e lui veramente diceva poco fa che quando sente appunto pronunciare il nome di Gubbio ancora prova veramente dei brividi, delle grandi emozioni, quindi vuol dire che è entrato anche dentro le fibre di questa nostra città, l'ha saputa interpretare, cogliere anche in tutte le sue sfumature, nei suoi angoli più reconditi. E certamente lui ha prodotto dei film che hanno, diciamo così, lasciato un segno indelebile, e credo che veramente qua siamo in presenza, in questa sua dimora, quasi di un museo del cinema, del teatro, di grandi personalità che rappresentano un po' la storia almeno di quest'ultimo secolo, diciamo così. E questa è la testimonianza di quanto lui abbia veramente attraversato anche la storia della cultura italiana, e ne rappresenti insomma una delle grandi dimostrazioni, diciamo, tra le più alte, tra le più significative, ma non è un caso che insomma sia stato legato anche a grandissimi maestri come Luchino Visconti, insomma, ecco, a un cinema che faceva dell'eleganza, della perfezione, della bellezza, della cura del particolare, cioè di una filologia, di un'attenzione che certo oggi diventano sempre più merce rara, insomma, ecco, Zeffirelli ha sempre dimostrato di essere, diciamo così, un grande signore della scena e di saper cogliere così tutta una serie di sfumature, veramente regalandoci dei tesori di bellezza, anche delle immagini straordinarie, insomma, che credo restino nella nostra mente, nel nostro cuore, e non ci abbandoneranno mai, perché veramente ci hanno colpito in profondità. Un'ultima battuta: una cittadinanza onoraria a questo punto crea anche maggiore responsabilità, pensando al futuro, perché una città che ha Franco Zeffirelli come cittadino onorario deve curare ancora di più se stessa. Non c'è dubbio, questo è chiaro, insomma, dobbiamo esaltare anche in termini di bellezza, di decoro urbano, diciamo così, di estetica, di gusto dell'ornato, di cura anche del particolare, quindi certo dovremo fare molto di più in questo senso. E lo dovremo fare appunto combinando le nostre intenzioni, i nostri programmi anche con la sensibilità dei cittadini, con la loro disponibilità. Io credo che tra parte pubblica e parte privata, gli operatori, si possano fare grandi cose, perché in fondo siamo tutti animati da un grande amore per la città, e quindi credo che tutti siano disponibili a fare anche delle piccole cose, delle piccole azioni che ne possano migliorare l'aspetto, l'immagine e la cura. Della delegazione amministrativa e consigliare di Gubbio, qui a Roma, a insignire il maestro Zeffirelli della cittadinanza onoraria, faceva parte anche Francesco Gagliardi, che ha proposto l'ordine del giorno dal quale poi è partita questa iniziativa. Oggi è un giorno
diciamo che conclude felicemente quell'intuizione. Beh sì, il percorso è stato, devo dire, abbastanza facile, nel senso che il Consiglio Comunale di Gubbio ha sposato immediatamente all'unanimità questa mia proposta di conferire la cittadinanza onoraria, che in verità risale già a qualche anno fa. Oggi è una giornata molto importante per la città, perché oltre a riconoscere ciò che era dovuto al maestro Zeffirelli, credo che sia stato anche un modo per ricordare l'importanza di Gubbio nelle pellicole cinematografiche, non solo di Zeffirelli ma anche di altri grandi artisti del cinema italiano. Guardando al presente, non si può che ammirare la bellezza di questo luogo, che è anche bellezza di chi ha saputo riconoscere la bellezza di Gubbio. Guardando al futuro, forse è necessaria maggiore consapevolezza di questo patrimonio. Lo stesso maestro Zeffirelli ha detto: spero che sappiate la fortuna che avete. Sì, ce l'ha ricordato anche oggi. Gli ugubini devono essere consapevoli del patrimonio all'interno del quale sono abituati a vivere quotidianamente, e forse un occhio esterno riesce a cogliere meglio le bellezze della città. Molto mi ha colpito la sua battuta finale che ha fatto durante il conferimento della cittadinanza, quando ha ricordato che lui si sente proprio marchiato dalla città, se la sente dentro, segno che non è stato uno dei tanti luoghi dove lui ha girato i suoi film, ma evidentemente gli ha trasmesso qualcosa all'interno della sua anima. Che ci lascia questa giornata, anche guardando al futuro, a quello che la città può aspirare ad essere ancora di più? Beh, io credo che da questa grande emozione di questa giornata possa partire uno slancio in avanti della città di Gubbio e della comunità gubbina, che deve essere consapevole del grande patrimonio culturale e artistico che conserva, e quindi che sia un viatico anche per future manifestazioni culturali che possono interessare la città. Sono convinto che momenti come questo rendono consapevoli non solo noi che amministriamo la città, che siamo all'interno del Consiglio Comunale, ma la cittadinanza tutta, che abbiamo tante carte ancora da giocare per il futuro. E a sottolineare il legame profondo del maestro con la città ugubina anche le parole del suo storico assistente personale, insieme a Zeffirelli, fin dai tempi dei Ciak di Gubbio. Siamo nella splendida area esterna della residenza del maestro Franco Zeffirelli con Pippo Pisciotto Zeffirelli, che conosce meglio di chiunque altro il maestro ed era con lui tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 a Gubbio, in quei due film capolavoro girati, Romeo e Giulietta e San Francesco, Fratello Sole e Sorella Luna. Non c'ero io. Che ricordo ha comunque di Gubbio? Gubbio, durante le riprese del progetto del Fratello Sole e Sorella Luna, ci siamo trovati veramente bene. Le autorità all'epoca, con l'aiuto anche dei Bubi che si mise a disposizione di tutta la produzione, ci misero a disposizione tutta la città, perché abbiamo bloccato la città interamente facendo delle costruzioni incredibili, interni e esterni, quindi ci fu una collaborazione meravigliosa da parte di tutti, e abbiamo avuto, come poche volte si hanno durante le riprese di un film, un'esperienza veramente straordinaria. Poi personalmente tutti noi eravamo coinvolti da questo grosso personaggio che era l'attore Graham Faulkner, che è entrato nel ruolo di San Francesco, per cui tutti noi che stavamo lì intorno siamo stati veramente rapiti da questa grande interpretazione, tra l'altro doppiato benissimo in italiano da Giancarlo Giannini all'epoca, ma lui in inglese recitò in maniera sublime ed eravamo tutti molto presi, veramente a un certo punto credevamo di vivere l'episodio e la storia diretta con San Francesco praticamente. Un po' come fu anche con Baden Powell per La figlia di Gesù Cristo. Come Robert Powell con Gesù Paolo. Cristo, anche lui un attore unico che veniva dal teatro inglese, e non fu una scelta facile all'epoca, perché mi ricordo che il maestro fece diversi provini a tanti attori diversi e finalmente è apparso Robert Powell davanti alla macchina da presa, questi occhi meravigliosi, poi fu truccato e vestito per il ruolo e venne fuori quella figura che poi insomma è rimasta l'immagine di Cristo, insomma, ecco. Le parole di oggi del maestro su Gubbio ci dicono che il suo legame a distanza di tanti anni è rimasto forte. Lui ha raccontato di essere da ragazzino arrivato quasi per caso in questa città, di essere rimasto in qualche modo macchiato, contagiato. Ma è una città straordinaria, perché è bella di per sé, è una città meravigliosa, poi una città dove si vive una vita tranquilla, insomma, una bella città da quel punto di vista, indubbiamente. Credo che ogni tanto rivisitarla faccia bene anche allo spirito.
Ecco, un'ultima battuta. Vivere tutti i giorni in questo museo del cinema, del teatro, con una carrellata di personaggi che tra l'altro sono tutti grati a Zeffirelli. Che senso, che sensazione dà? Noi ci siamo abituati, ci si abitua, diventa parte della nostra vita. Abituarsi alla bellezza, però. Alla bellezza. Certo, il maestro ha avuto una vita intensa, circondato da grandi artisti, dalla Callas a Laurence Olivier, tutti grandi, insomma, perché ha lavorato con tutti. Per cui questa è l'immagine del suo mondo. C'è un attore, lei ce lo può confidare? C'è un attore con cui è rimasto particolarmente legato, oppure a cui è più i personaggi che mi hanno più colpito sono stati Laurence Olivier, che era un uomo meraviglioso, straordinario, Edoardo De Filippo, che era molto affascinante, e poi anche Luchino Visconti, che incontrare Luchino era... rimanevi a bocca aperta, insomma, una grande personalità, dove tutti, anche i grandi suoi collaboratori, gli attori, i registi che sono venuti fuori da Luchino Visconti, davanti a Visconti ritornavano ad essere ragazzini, insomma lui era il padre di tutti, indubbiamente, quindi un uomo... Scusa, il direttore Marinelli ti ha dato questo, sono delle immagini bellissime del maestro e di Giulietto Remè San Francesco. Ah, grazie qui al direttore. Immagini che non abbiamo, per cui mi farà piacere, ci farà piacere vederle, indubbiamente. Un'ultima battuta dopo questo omaggio doveroso. Tre giorni fa, il maestro ha incontrato il pontefice. Sì. Sicuramente c'era anche lei. C'eravamo anche noi. Una sensazione di questo incontro tra due giganti. A loro modo. La cosa straordinaria è che noi abbiamo aspettato, insomma, pochi minuti l'arrivo di Sua Santità, e quando è entrata un'aura, un senso di pace incredibile. È un uomo diciamo modesto, semplice. Tra l'altro la cosa che mi ha impressionato, perché sembra una figura molto più robusta e più alta di quanto non sia effettivamente, perché siamo abituati a vederlo in televisione, sembra un omone enorme, invece è una misura normale, insomma, di una persona normale, con questi occhi intelligentissimi, pieni di luce, e con un sorriso straordinario. Appena entrato ci siamo sentiti tutti tranquilli, beati, insomma, è stato un incontro. Tra i due poi è stato un incontro, si sono fatti una chiacchierata di 40 minuti parlando di diverse cose, e soprattutto hanno parlato dei giovani, come aiutare i giovani nel futuro, la religione, eccetera. E i problemi, un po' problemi, insomma, lui ci tiene molto ad aiutare anche l'Italia, eccetera, eccetera. Dunque una giornata da ricordare per la città di Gubbio, che ora ha un nuovo prestigioso rappresentante onorario che con le sue 93 primavere e un'irripetibile carriera artistica e di spettacolo lascia un messaggio importante ai suoi nuovi concittadini. Sappiate essere consapevoli della bellezza che vi circonda. E dopo aver raccontato direttamente da Roma con le parole dei protagonisti questa giornata che ha visto il conferimento della cittadinanza onoraria di Gubbio al maestro Franco Zeffirelli, noi chiudiamo questa prima parte dedicata a questa giornata davvero speciale per la città di Gubbio con un altro testimone davvero importante e prestigioso, non solo di quelle produzioni ma anche di tante altre iniziative che hanno dato immagine e lustro e visibilità alla città di Gubbio negli anni successivi. Parliamo di Paolo De Andreis, storico capostruttura della RAI. De Andreis, buonasera e grazie per essere con noi. Ma grazie a voi per avermi chiamato e darmi l'onore di parlare del grande maestro Franco Zeffirelli. Ecco, lei ieri lei ieri solo per una concomitanza non era presente, ma so che voleva esserci. Io ero in una riunione con Raffaella Carrà, regina della televisione italiana e anche internazionale, e ero a Milano e mi sono perso questa grandissima occasione che solo Gubbio poteva fare. Ecco, innanzitutto le chiedo subito, lei ha collaborato col maestro Zeffirelli e soprattutto lo ha fatto in quei due film a Gubbio. È stata anche l'occasione in cui lei ha conosciuto da vicino questa realtà, perché a cui poi è rimasto profondamente legato. Che ricordi ha intanto di quei due film? Allora, intanto
un ricordo di Gubbio meraviglioso, che poi è anche un ricordo recente, quindi non è un ricordo del 1969, certo, quando De Firelli ha girato il più grande San Francesco, anzi Francesco della storia, se ne sono stati fatti tanti, ma quello di De Firelli è stato veramente eccezionale. Io, approfittando della mia città, Gubbio, che reputo la mia città, vorrei rivolgere un appello, spero che non vi, certo, che vi dia, non vi dia fastidio, ma devo risolvere un appello a Sant'Ubaldo, che adoro, e a Papa Francesco. Io ho fatto di tutto perché Franco Zeffirelli, che ha fatto Gesù di Nazareth, ha fatto tante opere culturali che rimarranno nella storia, ho chiesto attraverso il Cardinal Bertone, attraverso Padre Lombardi, che Zeffirelli fosse ricevuto dal Papa, da questo Papa meraviglioso. Sicuramente anche proprio alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi proprio in Vaticano. Io le volevo chiedere, tornando appunto a quei periodi, poi lei ha avuto un rapporto molto proficuo, molto fertile, diciamo, con la città di Gubbio, ma tutto è nato da quelle due produzioni, La Scintilla e Scoccata lì. Ma tutto è nato nel 69, soprattutto io veramente ho dato l'anima, e dove Zeffirelli ha dato l'anima, scegliendo la città di Gubbio e una scenografia naturale come quella di Gubbio non si poteva trovare in nessun altro posto. Poi lui ha girato in altri posti dell'Umbria, che è una delle regioni più belle d'Italia, ma non ha fatto delle opere che meritano veramente di essere ricordate oggi, non dopo, no post mortem. Ce ne siamo anche resi conto proprio visitando semplicemente la sua abitazione, anche il piacere della bellezza, dell'arte, della cultura e tutti i grandi della storia del cinema e del teatro mondiale immortalati accanto a lui, non perché lui volesse essere immortalato accanto a loro, ma semmai viceversa. Avrete visto che la sua casa è un museo. È un museo, assolutamente. È un museo che andrebbe ripreso dalla televisione. Noi nel nostro piccolo lo abbiamo fatto e infatti lo abbiamo mostrato stasera. Ecco, De Andreis, lei è una sorta di erede artistico di Zeffirelli nel rapporto con Gubbio, perché dopo quei due film lei ha scelto Gubbio come capo struttura Rai per tantissime produzioni. Voi sapete che io ho scelto Gubbio per la sua scenografia naturale e perché gli eugubini saranno anche matti, come si dice, ma proprio per questo sono fantastici. Io non ho mai scelto Gubbio per interesse, voi lo sapete. Certo, certo. Ho scelto Gubbio perché siamo stati accolti trionfalmente, con affetto, con amore e con la collaborazione di chi voleva far emergere le bellezze naturali di una città meravigliosa, con l'albero più grande del mondo, con tante iniziative, con tante cose che mi stanno emozionando in questo momento, dagli sbandieratori a tutte le iniziative culturali, certo, che Gubbio, anche con sua collaborazione personale, direttore, glielo può riconoscere. Grazie. Lei ha divulgato Gubbio in una maniera meravigliosa, e quindi Zeffirelli tra l'altro ha avuto da voi un riconoscimento che lui ha molto gradito. Io ieri ho parlato con lui, era felicissimo, era contentissimo. Non è facile che un artista come lui si commuova con questa facilità, certo, perché proprio ha visto una vostra iniziativa col cuore che è veramente encomiabile. Io voglio ringraziarla a nome della cultura che Zeffirelli ha portato nel mondo. Certo. Ecco, volevo chiuderle con enfasi. Volevo chiudere De Andreis con una battuta. Lei ieri ha detto, ha incontrato la Carrà, ancora diciamo fa parte ovviamente del gota di coloro che hanno capacità, qualità e possibilità di organizzare grandi eventi. C'è spazio anche per il futuro nel rapporto tra De Andreis e Gubbio, tra magari qualche idea in più, dopo che ovviamente la città tra virgolette si sente un po' orfana anche per l'uscita di scena di Don Matteo, ovviamente parliamo di Lux Vide, quindi di un altro ambito, di un altro mondo. Su questo
questo dovrei aprire una polemica che preferisco non aprire, perché Don Matteo è stato strappato a Cupio e se fosse un Don Matteo vero si doveva ribellare. Comunque la città di Cupio è sempre nei miei pensieri e non perderò occasione, perché Cupio merita questo. Io non dico questo perché sono pagato, lo dico proprio perché ho nel cuore Cupio, perché Cupio ci ha fatto innamorare tutti, ma la gente di Cupio è meravigliosa. Certo. E quindi ci si torna volentieri. Poi Cupio ha un teatrino piccolo dove noi abbiamo fatto delle cose meravigliose. Lo ricordiamo, Piacere Rai 1, Domenica In. È la mia scala, è un teatro che merita. E poi tanto più adesso che è stato intitolato a un grande come Luca Ronconi. Io ringrazio Paolo De Andreis, buon lavoro, a presto e davvero a presto, magari ad una prossima, non lontana occasione di un altro connubio felice con questa città. Sono convinto che ci sarà e vi dico grazie a voi perché avete dato un riconoscimento a un uomo che lo merita, a livelli, ripeto, io vorrei che Papa Francesco, che non chiaramente, non lui personalmente, ma si ricordi che De Firelli è un uomo che merita il suo abbraccio. Sicuramente. Grazie. È un abbraccio che di fatto c'è stato. Io ringrazio Paolo De Andreis, a presto, con ovviamente un grande protagonista dietro le quinte, ma davvero da gigante, di tante produzioni che hanno caratterizzato la presenza delle telecamere Rai a Gubbio nel corso degli anni 80 e 90, ma come detto il futuro riserverà ancora ulteriori sorprese. Grazie De Andreis, buona serata. Grazie a voi, grazie, a presto. Grazie, siete stati meravigliosi, grazie. Grazie.